La vittoria delle truppe dell'asse era stata così veloce da distruggere buona parte degli eserciti continentali senza grandi combattimenti. In caso di guerra breve sarebbe stato perfetto, ma sconfiggere interi eserciti in così breve tempo aveva lasciato sui territori conquistati un numero consistente di soldati in congedo. Quegli stessi ex soldati sarebbero stati la base armata della resistenza che da lì a poco si sarebbe cominciata a formare su tutto il continente. I primi movimenti di resistenza si possono ricollegare all'appello disperato di De Gaulle durante il tracollo francese per una resistenza a oltranza. In quel periodo nasce quello che diventerà il movimento Francia Libera, guidato da Londra personalmente dal generale francese. In Grecia, diversi elementi dell'esercito sconfitto, aiutati dalla geografia della penisola ellenica, si danno a scorribande contro i piccoli distaccamenti dell'asse. Quello che dà una scossa ai movimenti di resistenza è l'invasione tedesca dell'Unione Sovietica. I comunisti d'Europa, fino a quel momento passivi, iniziano ad organizzarsi per aiutare Mosca e la rivoluzione. Questi movimenti però rivelano subito dei punti deboli. La loro natura caotica e frammentaria non permette, almeno in un primo momento, una regia organizzata dei moti di guerriglia. Inoltre, i movimenti di stampo comunista, ovvero i più numerosi, non vengono visti di buon occhio dagli alleati e dagli altri gruppi partigiani per il loro legame con Mosca. Intuito il problema, Stalin decide di risolverlo alla radice. Nel maggio del 1943 scioglie il Comintern per cercare di risanare le fratture all'interno della resistenza. I dubbi sui partigiani comunisti però rimangono. Al di là di queste premesse, in alcuni paesi la resistenza riesce invece ad organizzarsi e a dare i suoi frutti. Dopo l'invasione, l'esercito jugoslavo si era sciolto quasi senza combattere, lasciando sul territorio intere divisioni di uomini addestrati. Con questi uomini, già nel 1941, Josip Broz, detto Tito, fonda l'Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia, esercito comunista e clandestino che ha l'obiettivo di cacciare i nazifascisti dalla Jugoslavia. Ma in un'Europa oppressa dall'asse, la resistenza è solo una faccia della medaglia. Sull'altro lato abbiamo il fenomeno del collaborazionismo, ovvero quell'insieme di persone, istituzioni e forze armate che, pur non appartenendo allo Stato occupante, decide di aiutare le forze nazifasciste. In questo caso bisogna guardare alla Francia di Vichy, in cui un intero Stato teoricamente sconfitto collabora con la Germania nazista. Ma il collaborazionismo di Vichy non è destinato a durare. Nella primavera del 42, Pétain affida il governo a Pierre Laval, già primo ministro negli anni 30. La Francia di Vichy cerca di mediare e collaborare attivamente con la Germania, prima di essere annessa al Terzo Reich alla fine del 42. L'annessione si spiega con quello che stava succedendo. Dopo l'entrata in guerra degli Stati Uniti, le forze anglo-americane fanno la loro prima mossa sbarcando nel 42 in Marocco. Di conseguenza, l'asse sente la necessità di consolidare il fronte atlantico. Fra il 1942 e il 1943 si inizia a percepire un'inversione di rotta. Vittoria dopo vittoria, gli alleati iniziano a guadagnare terreno su tutti i fronti. Nel Pacifico, nel Mar dei Coralli e nelle isole Midway, la marina giapponese viene sconfitta. Le portaerei americane vincono la sfida contro quelle imperiali. L'iniziativa passa in mano agli Stati Uniti. Successivamente, la campagna e la conseguente perdita giapponese di Guadalcanal, nel febbraio del 1943, segna la fine dell'espansionismo giapponese. Anche nell'Oceano Atlantico, gli alleati smettono di soffrire la guerra sottomarina scatenata dal Terzo Reich. Grazie alle innovazioni tecniche e all'organizzazione dei convogli, i rifornimenti alleati sono ora al sicuro. Le flotte italiane e tedesche, dopo le perdite dei primi anni, non sono più in grado di porre una minaccia alle forze alleate. Ma il vero grande cambiamento avviene sul fronte orientale. Nell'agosto del 1942 i tedeschi iniziano l'assedio di Stalingrado, sul Volga. La città, oltre ad avere valenza strategica, sarebbe stata prestigiosa per il nome che portava. La Wehrmacht, nella primavera estate del 42, era tornata all'offensiva e aveva nuovamente spezzato le linee di difesa sovietiche, specialmente nell'area a sud del fronte. Di nuovo le perdite russe sono ingenti. Di nuovo, però, lo spirito di resistenza dell'Armata Rossa evita il collasso. Quando però i tedeschi raggiungono Stalingrado, odierna Volgograd, Hitler dà l'ordine di conquistarla casa per casa, piuttosto che aggirarla e circondarla come di consueto. L'errore è fatale. L'intera sesta armata tedesca si trova nel bel mezzo dei combattimenti quando le truppe romene messe a difesa del Volga sono sbaragliate dai sovietici dell'operazione Urano. Da assedianti, i tedeschi si trovano circondati. L'ordine di Hitler arriva forte e chiaro: combattere fino all'ultimo uomo. L'idea di una ritirata non è calcolata. Da novembre del 1942 inizia la fase più brutale e violenta di quella che passerà alla storia come la battaglia di Stalingrado. Il generale Paulus, dopo mesi di combattimenti disperati, a febbraio del 1943 si arrende all'Armata Rossa.
L'intera sesta armata, circa 280.000 uomini, con tutti i suoi mezzi, è distrutta. Anche in Africa le cose non vanno bene per l'asse. A El Alamein, il generale alleato Montgomery si scontra con Rommel. La località di El Alamein ha un alto valore strategico. È l'ultimo collo di bottiglia prima dell'Egitto britannico. La controffensiva scatenata dagli alleati con un vantaggio di uomini e mezzi assoluto sulle forze dell'asse è distruttiva. Tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre del 1942, l'armata italo-tedesca è sconfitta. La ritirata delle forze dell'asse porta le truppe di Rommel dalle porte di Alessandria fino a Tunisi. Una resistenza futile ma feroce accompagna l'avanzata alleata. Ultimo chiodo sulla bara del teatro africano è lo sbarco anglo-americano in Marocco e Algeria nel novembre del 1942. L'operazione Torch fa collassare il fronte. Le ultime truppe dell'asse in Tunisia, dopo una resistenza accanita, si arrenderanno l'11 maggio 1943. Si compie così la volontà di Churchill, ovvero un decisivo aiuto in Africa per poi puntare sull'Europa continentale, a discapito di Stalin, che invece chiedeva un intervento più tempestivo nel vecchio continente, in modo da alleggerire la pressione sul fronte orientale. Ovviamente, gli Stati Uniti erano più felici di aiutare gli inglesi che i sovietici. Nonostante l'alleanza, la guerra sul fronte orientale doveva continuare per danneggiare il più possibile l'URSS. Con Stalingrado, Guadalcanal e El Alamein, gli alleati hanno ribaltato le sorti del conflitto mondiale. Inizia per l'asse una lotta all'ultimo sangue per sopravvivere alla furia dei loro nemici.